Buongiorno bella gente, bentornati nel mio canale. Come vedete i miei capelli hanno bisogno di idratazione. Vi porto un trattamento nuovo e diverso. Questo qua è un bagno di idratazione per i capelli ricci. Allora, ho messo dell'acqua calda, ho aggiunto un bel po' di aceto di riso. Potete utilizzare l'aceto di mela ad esempio, se avete, del miele. E aggiungo il Cantù, il mio balsamo, che l'ho comprato da almeno 2 mesi, che mi sto usando pochissimo perché è troppo denso, rende i capelli molto molto pesanti, quindi io lo allungo. Ho preso una bella manciata e la faccio sciogliere nell'acqua. Se non avete Cantù potete utilizzare qualsiasi tipo di balsamo o di maschera per i capelli. E voilà, il nostro trattamento super idratante è pronto. Ho lavato i capelli, adesso vado a immergerli in questo bagno di idratazione. La luce una volta viene, una volta va, cioè la luce, però la luce esterna cambia tanto. Comunque vado a immergere i capelli e li lascio il tempo che io credo che l'ho lasciati, non so se 20 minuti più o meno in questo bagno. Ma voi potete lasciarlo il tempo che potete e volete. Questo trattamento toglie via il crespo prima di tutto, idrata molto i capelli, rende i ricci molto definiti e comunque aiuta a migliorare o togliere i danni causati dal sole, dal mare, perché comunque i nostri capelli ricci sono più portati ad essere più crespi, più secchi, e quindi purtroppo con tanto caldo, tanto sole ce l'abbiamo più secchi del normale confronto all'inverno, e quindi l'unica forza che abbiamo per poter avere i capelli sempre belli, con ricci definiti, senza doppie punte, quindi la idratazione. Quindi dentro il mio canale, dentro i miei video, trovate tantissimi trattamenti alternativi. Con questo trattamento davvero mi sono trovata molto bene perché i capelli sono rimasti veramente molto belli. Dopo che lasciate a riposo per all'incirca 20 minuti, adesso vado a fare il mio trattamento solito di asciugare o fare styling per i miei capelli. In tutto questo video ho avuto la compagnia di Mister Gatto sulla sedia e Kali a parte, seduta a parte vicino a me. Comunque io ho fatto questo video seduta perché sono davanti al balcone per la luce, siamo da tardo pomeriggio, quindi approfitto della luce così riesco a fare un video decente. Comincio con la separazione dei capelli. Comunque nel prossimo video, non so se lo pubblicherò mercoledì o domenica prossima, vi faccio vedere come riesco a avere dei capelli super definiti, ricci, bellissimi, con un pettine che costa meno di 1 euro. Veramente il risultato è favoloso, mi sono trovata veramente bene, ma credo che ne ho parlato tanto nei miei video, perché comunque io sono più tendente a usare prodotti naturali prima di tutto, fatti in casa, ma cose più economiche, perché è inutile spendere un sacco di soldi con delle cose che da una parte puoi anche farne a meno, dall'altra parte con cose più economiche riesci ad avere un risultato comunque migliore, uguale. Un cubetto del latte di cocco congelato, io uso tantissimo il latte di cocco, e come vedete è congelatissimo. Comunque il latte di cocco un cubetto va benissimo per il viso, toglie via migliora la circolazione della pelle, soprattutto per le occhiaie, e io lo uso spesso e lo uso anche sui capelli. Ad esempio i capelli così bagnati li metto il cubetto di latte di cocco o latte di cocco in sé, perché toglie via il crespo e idrata tantissimo i capelli. Adesso vado ad applicare un goccio, proprio una punta sui capelli di Cantù. Come vi ho detto prima, Cantù è ottimo prodotto per i capelli ricci, l'unica cosa che impesantisce tantissimo i capelli, nel senso se a voi piacciono i capelli ricci definiti ma voluminosi,
Cantù vi consiglio di usarne pochissimo perché da definizione però sul volume non è che lavora tanto. Invece le persone, le ragazze o le ragazzi che vogliono i capelli ricci, definiti, proprio perché le interessa più la definizione che il volume, Cantù una mano santa, perché veramente rende i capelli molto molto definiti e durano anche per qualche giorno. Comunque io uso sempre il mio siero, che vi lascio un link sopra, il mio siero magico per i capelli ricci, che io non posso farne a meno, però mi è finito e devo prepararlo. E quindi, come vedete, non è che avevo tanta voglia di prepararmelo, allora ho usato direttamente Cantù. Comunque il risultato finale è ottimo. Io sto usando questo pettine che mi ha costato all'incirca 11 euro. Questo è il pettine più caro in assoluto che ho comprato per i miei capelli, ma credo che non li spenderò mai più. È stato veramente molto utile, bello, però non li spenderei più, perché comunque con altri pettini con costi inferiori si trovano, ad esempio su Shein si trovano abbastanza. Io sono andata da un negozio dove vendono prodotti professionali per i capelli, soprattutto anche per i capelli ricci, l'ho trovato e ho detto ma sì, dai, me lo prendo. Comunque il risultato è favoloso. Io sempre con questo caldo asciugo i capelli a naturale. Adesso infatti vado a fare la passeggiata con la mia bimba e torno. Adesso invece qua volevo fare proprio la riga prima di uscire, perché voglio fare tipo una specie di treccina laterale. Adesso andiamo a fare un po' di crunch e vado a applicare il mio Crazy Color per mantenere il colore rosso sui miei capelli. L'applicazione del Crazy Color cambia tanto, un giorno lo metto sotto la doccia, un giorno li faccio un crunch sopra, quando i capelli sono già stilizzati, si dice. O altre volte lo applico quando proprio faccio, quando pettino i capelli. Comunque il risultato più o meno è simile. A me piace cambiare perché non mi piace fare sempre le stesse cose. Comunque bella gente, se vi piace il mio video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione. Bella gente, eccoci il risultato. Domani decisamente saranno molto più gonfi. Illumino un po', vediamo se riesco a illuminare. Così. Guardate come sono belli. Sono bellissimi. E ho fatto, come vi ho detto prima, la righetta, perché volevo fare questa cosa qua. All'inizio volevo fare delle treccine, ma ho fatto così, ma sicuramente farò delle treccine e vi farò un video come sono usciti, come l'ho fatti. Spero che vi piaccia il risultato e comunque farò un piccolo video domani, quando sono più... Guardate che sono intrecciati tanti, che a me non piacciono. Guarda come sono intrecciati. Guardate che li togliamo via. Sono ancora morbidi, quindi possiamo separarli. Quando sono ancora morbidi si possono separare senza sfibrarsi. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Bella gente, e alla prossima e buona domenica a tutti.